Il procedimento disciplinare è partito dopo la denuncia in Consiglio Comunale da parte del Movimento 5 Stelle, che aveva portato alla luce alcune irregolarità sull'ambito territoriale sociale 6, chiedendo le dimissioni del sindaco Seri. I consiglieri pentastellati, infatti, sostenevano che alcuni dirigenti, i vertici delle cooperative coinvolte, i sindaci e gli assessori competenti fossero a conoscenza di tutto ciò. Ed era evidente, secondo loro, che le responsabilità politiche più gravi ricadessero sul comune capofila, cioè quello di Fano. Oggi, dopo una complessa istruttoria, l'amministrazione comunale ha definito, su mandato del Comitato dei Sindaci, il procedimento disciplinare a carico della coordinatrice d'ambito Sonia Battistini. I passaggi sono stati tanti, diversi, e le verifiche, gli accertamenti sono stati fatti in modo molto approfondito e all'interno del procedimento disciplinare è stata ascoltata dall'incaricato per il comune di Fano la dottoressa e diciamo che ha contestato ovviamente alle rilevazioni che erano state fatte nei suoi confronti, dopodiché il dirigente ha ripreso in esame anche le contestazioni, ma ha visto che non sussistevano più le ragioni per la continuità di un rapporto fiduciario. La risposta che riteneva opportuno dover dare era quella del licenziamento per giusta causa. Ora, quando verrà nominato il successore? Decideremo come procedere. Ovviamente verrà fatto un bando con una rosa di nomi e valuteremo quale sarà poi con il bando la persona in grado di assumere questo ruolo. Sonia Battistini in una nota stampa conferma di aver ricevuto la notifica del provvedimento, ma ribadisce l'assoluta correttezza e buona fede del suo comportamento durante i 7 anni di lavoro all'ambito sociale 6. D'altra parte, trattandosi di servizi di carattere assistenziale e sociale erogati a favore delle fasce più deboli, i grillini tornano a chiedere se i fondi siano ancora bloccati, se i servizi verranno garantiti e le cooperative pagate, e aggiungono: ora a chi tocca dimettersi, al sindaco 6 o all'assessore Barnesi?